Il MiG-25, nome in codice Foxbat per la NATO, è stato un caccia intercettore turbogetto con ali a freccia, sviluppato a metà degli anni 60 e tuttora usato in alcune aviazioni facenti parte dell'ex Patto di Varsavia. Si era in piena guerra fredda e i due schieramenti spingevano per avere il controllo dei cieli. Gli Stati Uniti stavano sviluppando il bombardiere supersonico XB-70 Valkyrie e avevano in servizio il B-58 Hustler e il velivolo da ricognizione SR-71 Blackbird. La Russia non aveva velivoli con tali prestazioni supersoniche per potersi difendere, e da questa necessità nasce la commessa per il MiG-25. Ispirato all'A-5 vigilante americano, il MiG-25 inizialmente venne progettato sia in versione intercettore che ricognitore, con il primo volo effettuato il 6 marzo 1964. La versione da ricognizione entrò in linea con l'aeronautica russa nel 1969, mentre la versione da intercettazione solo nel 1971. La prima apparizione pubblica dell'aereo fu il 9 luglio 1967, per i 50 anni della rivoluzione d'ottobre, alla parata per il giorno dell'aviazione e davanti a tutti i rappresentanti occidentali. Fecero la loro comparsa quattro prototipi del MiG-25. Gli analisti della NATO non avevano notizie se non i filmati della parata, e il MiG-25 diventò uno degli incubi dell'Alleanza Atlantica. Il primo contatto tra MiG-25 e forze occidentali si ebbe nell'ottobre 1971, quando durante più missioni di ricognizione su Israele, i Phantom israeliani vennero battuti in velocità da alcuni MiG con insegne egiziani, ma i cui comandi vi erano piloti russi. Nel 1973, nel corso di un altro tentativo di intercettazione, un Foxbat riuscì a evitare l'abbattimento spingendo al massimo la propria velocità. I radar americani che ne seguivano il volo dal Mediterraneo calcolarono una velocità di Mach 3.2. Gli analisti occidentali infatti si convinsero che il MiG-25 fosse un velivolo invulnerabile, con una velocità massima di Mach 3.2, struttura in titanio e avionica sofisticata. Le informazioni e le supposizioni della NATO sul Foxbat fecero nascere il programma FX, da cui poi nascerà l'F-15 Milan. Nel 1976, con la defezione del tenente Victor Belenko in Giappone, le forze occidentali scoprirono tutti i segreti del MiG-25. Si scoprì che il Foxbat in realtà era meno letale di quanto pensato, con solo l'8% della struttura in titanio e per la restante parte in acciaio e alluminio, con una manovrabilità inferiore a quella del Phantom e un'avionica non sofisticata. Il suo radar però era potentissimo, impossibile da disturbare da parte della NATO all'epoca. In realtà la velocità massima era solo di Mach 2.8. L'aereo sfuggito all'Israele nel 73 arrivò alla base, totalmente distrutto e con i motori fuori uso. La caduta del segreto sul Foxbat fece sì che si aprirono le porte dell'export nei paesi del Patto di Varsavia. E contemporaneamente Mosca ne stava sviluppando una versione migliorata, il MiG-31 Foxhound. I vari sconfinamenti dei MiG-25 russi nello spazio aereo iraniano fecero decidere per l'acquisto del Tomcat allo Shah di Persia. Tre dei prototipi del MiG-25, opportunatamente modificati e alleggeriti, furono protagonisti di numerosi record e primati mondiali tra il 65 e il 76. Alcuni di questi record sono tuttora imbattuti. A livello operativo, toccò agli israeliani dimostrare che i Foxbat non erano invincibili. Il 13 febbraio 1981 viene abbattuto un MiG siriano da parte di un F-15. Il 29 luglio del 1981 i siriani attaccano una formazione di F-15 ed RF-4E, con la perdita di un altro MiG-25. Il 31 agosto dell'83 un altro F-15 israeliano abbatteva un MiG-25 siriano in ricognizione sul Libano. In quegli stessi anni l'Iraq impiegò i suoi MiG-25 P e R nella lunga guerra contro l'Iran e ne perse diversi per opera degli iraniani. Nella guerra del Golfo nel 1991 un MiG-25 riuscì ad abbattere un FA-18 americano, mentre in molte occasioni la superiorità aerea statunitense batté il MiG-25. La produzione è cessata nel 1983 con un totale di 1190 esemplari costruiti che hanno servito in più di 10 paesi.